Pura follia omicida. Non ci sarebbe nemmeno un movente alla base dell'insano gesto compiuto da un uomo di Caltagirone che, preso da un raptus di follia, ha ucciso con un colpo di fucile la propria moglie e poi ferito gravemente il figlio. Sui fatti stanno indagando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, coordinati dal dirigente Marcello Ariosto. La tragedia si è consumata al civico 12 di via Svevi intorno alle ore 20. All'interno del panificio gestito a conduzione familiare. A scatenare la furia omicida, senza concedere alcuna tregua alle vittime, peraltro i propri congiunti, è stato Gesualdo Sortino, 67 anni, che dopo aver imbracciato un fucile da caccia ha sparato dalla propria moglie, Concetta Zimone, di 64 anni, colpendola alla testa, che è morta sul colpo. Il raptus è poi proseguito con il figlio della coppia, che è stato raggiunto dal padre dinanzi l'ingresso dell'attività commerciale, rimanendo però ferito gravemente. Le pallottole lo hanno raggiunto alla testa. Secondo le prime ricostruzioni avanzate sul posto dagli stessi inquirenti, sembrerebbe che l'uxoricida avrebbe creduto di aver ucciso il proprio figlio. Quest'ultimo, all'arrivo dei sanitari del 118, è stato prontamente soccorso e trasferito in ambulanza all'ospedale Gravina di Caltagirone. Le sue condizioni sono gravi. Una seconda figlia dell'uxoricida, che in quegli attimi si trovava nell'abitazione sovrastante il panificio con i propri figli, pare che sia miracolosamente scampata la furia omicida del padre. Gesualdo Sortino, dopo aver condotto a termine la mattanza, si è tolto la vita sparandosi un colpo alla gola con il suo fucile da caccia. La notizia si è subito sparsa in città e nel luogo della tragedia si è riversata tanta gente. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti del commissariato che stanno coordinando le indagini, oltre al magistrato Anna Andreatta della Procura della Repubblica di Caltagirone, che non ha avanzato alcuna ipotesi sul movente dell'omicidio. Dottoressa, mi scusi, c'è un movente alla base di questo omicidio? No, guardi, grazie allo non si sa nulla. Non ci può dire nulla, dottoressa. Non posso dire nulla. Raccapriccianti invece le scene che si sono presentate dinanzi agli occhi degli inquirenti. Brandelli di carne e sangue erano sparsi in ogni angolo dell'attività commerciale, mentre dinanzi all'ingresso della stessa erano evidenti le tracce ematiche del figlio della coppia, rimasto ferito. L'ispezione cadaverica è stata effettuata dal medico legale Stefano Alberghina. Una pesante tragedia per un dramma familiare che per gli inquirenti non avrebbe un movente, se non quello del raptus di follia. Sarebbe dunque inspiegabile comprendere quale fosse stata la causa che ha scatenato l'uxoricida a compiere questo insano gesto. I rilievi sono stati compiuti dagli agenti della Polizia Scientifica del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, che hanno ricostruito minuziosamente la scena del crimine. C'è infine un terzo elemento che arricchisce la serata di orrore. Gesualdo Sortino deteneva diversi fucili da caccia. Gli agenti della Polizia Scientifica hanno sequestrato almeno 4 fucili, tutti efficienti e funzionanti. Il bilancio di questa assurda tragedia è dunque di 2 morti e di un ferito grave, che sono la risultante di un uxoricidio compiuto con una missione specifica: distruggere l'intera famiglia. Questi i nomi delle vittime. Gesualdo Sortino, 67 anni, che dopo aver ucciso la propria moglie Concetta Zimone di 64 anni ha ferito gravemente il proprio figlio, che versa in gravi condizioni all'ospedale Gravina di Caltagirone.